Si butta via il Kusunime che dopo un'annata entusiasmante incespica proprio alla penultima curva e saluta il sogno playoff. I Cusini cadono 11-10 in casa dello studio Senese Cesport, terz'ultima in classifica, e scivolano a meno 3 dal Pescara quarto, ma anche in caso di arrivo a pari punti con gli abruzzesi non riuscirebbero a centrare gli spareggi promozione a causa degli scontri diretti a sfavore. Un vero peccato per la truppa di Sergio Naccari, ma la Cesport ha fatto valere le proprie motivazioni salvezza. Al di là dell'1-2 maturato in avvio di gara con le reti di Stearto e Cusmano, il Cus è costantemente costretto a inseguire e ricuce sempre gli strappi napoletani, tanto che si arriva all'intervallo lungo sul 5 pari. Al rientro dagli spogliatoi però la Cesport piazza lo strappo decisivo. Saviano è incontenibile, con 5 gol sarà il top scorer di giornata, e il Cus non riesce a trovare le adeguate contromisure. Solo sull'11-8 con Demi e Cusmano provano a regalarsi una speranza, ma ormai è troppo tardi. Una sconfitta che, nonostante precluda la possibilità di agganciare i playoff, non può macchiare una stagione in cui il Cus ha affrontato a testa alta tutti gli avversari, andando ben oltre le aspettative della vigilia. Sabato alle 16, ultimo appuntamento stagionale contro Roma 2007 Arvalia, nella vicina della città dell'universitaria. Una gara utile anche per salutare il pubblico che non ha mai fatto mancare il proprio apporto alla squadra.